sintesi alcuni dei servizi andati online negli ultimi giorni. Domenica per lo sport abbiamo seguito l'ennesima vittoria della Robur Macigaglia nel campionato di pallavolo. Nel corso della settimana abbiamo affrontato il tema delle donne nel buon governo e abbiamo dato testimonianza della protesta per Italia alla cultura e allo spettacolo. In settimana gli organizzatori del Giro d'Italia hanno svolto un sopralluogo in città in vista della tappa di maggio. Abbiamo seguito i 180 anni dell'Accademia di Belle Arti e la triste storia dello sfratto di Laie e della sua famiglia e ci siamo occupati anche dell'emergenza casa. I nostri servizi si sono occupati del taglio sui fondi per il volontariato e delle lezioni sull'omosessualità e la droga nell'autogestione del liceo scientifico. Abbiamo augurato buon compleanno a Monsignor Verucchi e siamo stati partecipi del ventennale dell'incidente che costò la vita a 13 operai dell'ENI. Abbiamo chiesto ai ravennati cosa pensano dell'apertura della chiesa sull'uso dei preservativi. Se vuoi approfondire le news di questo flash, vai ai servizi online.